È il peggior castigo per un calciatore, battere il proprio portiere. E se sulla madre di tutte le beffe qualcuno, seppur con un pochino di ironia, ha saputo costruire la propria fama, c'è stato purtroppo anche chi con questo sfortunatissimo gesto l'ha pagato nella maniera più tragica, con la vita. Ne è un esempio Andrés Escobar e se volete sapere la sua storia troverete il mio video di riferimento qui sotto in descrizione o comunque qui in alto. E quella di Escobar per fortuna è l'unica finita in tragedia. Al massimo, se la partita di calcio è una rappresentazione teatrale, l'autogol è il dramma personale che getta nello sconforto l'autore e che cambia il corso degli eventi. Ma ovviamente anche il gesto maldestro e inaspettato che fa ridere tantissimo. A volte è anche un tatuaggio impossibile da rimuovere, che può diventare addirittura una specialità che rende famosi. Ma per un giocatore è sempre soltanto una cosa, il peggio che può capitare. Cioè non solo ti stronca la psiche per il tempo di una gara, o magari di una stagione, o chissà quanto, e spesso ti può anche danneggiare una carriera. Ne sa qualcosa Sandro Salvadore, che a Madrid il 21 febbraio del 1970 buca per ben due volte, e in due minuti, l'incolpevole Dino Zoff, consentendo alla Spagna di pareggiare contro l'Italia. Allo Juventino il doppio infortunio costa però un posto in nazionale per il mondiale del 1978. Valcareggi infatti non si fida più e si inventa un c'era libero. E anche Moreno Ferrario non ci ha dormito molte notti, sapendo che forse quell'errore ha cambiato notevolmente l'esito del campionato. A 5 giornate dalla fine, infatti, il suo Napoli è in testa alla classifica. C'è il Perugia al San Paolo, ma il Ciuccio non riesce a segnare. Mentre Ferrario, sì, devia infatti un cross di Di Gennaro e infila giusto l'angolino di Castellini. Finisce così 0-1. La Juventus vince, compie il sorpasso e non verrà più ripresa. La moglie di Ferrario sdrammatizza. Almeno per un giorno è uscito dall'anonimato, no? Lui però non ride e sogna implacabili replay. Chiudevo gli occhi ma rivedevo sempre quel cross e il mio tiro che finiva in rete. L'ho fatta grossa. Ma se sei un artista del gesto, puoi prenderla in filosofia e anzi costruirti anche una carriera alternativa, come ad esempio Comunardo Nicolai, che di autogol ne ha fatti di stupendi, in rovesciata, di collo pieno, di testa, come quello famoso in un Juve-Cagliari 2-2 negli anni 70. Lui apre le danze nella sua porta, ma per fortuna Riva e compagni raddrizzano la situazione. C'è di mezzo lo scudetto. E cosa fa Nicolai? Nei momenti belli se la rideva. I miei gol fanno invidia agli attaccanti, tanto sono belli. O in altri casi diceva: non è facile giocare quando la squadra avversaria non segna e i suoi tifosi cantano Nicolai, pensaci tu. Per l'immaginario collettivo, infatti, Nicolai è il vero bomber al contrario, il re degli autogol. Anche se in realtà ne ha fatti solamente 6, due in meno addirittura di Riccardo Ferri, un vero e proprio recordman per quanto riguarda gli autogol. E anche per lui mica tutti brutti, anzi, basta pensare a un famoso derby di Milano quando, terrorizzato da Gullit, lo anticipa di testa e fa un pallonetto a Zenga. Ma c'è un episodio che è entrato nella storia, che è soprannominato l'ottava meraviglia. Ed è memorabile anche per il contesto, svirgolata su una punizione contro la Juventus nel 1994 e che fu decisiva. L'unica consolazione per Ferri è che oggi qualche autorete gliela toglierebbero. Prima del 1998, infatti, autorete veniva definita anche la piccola deviazione dopo il tiro dell'attaccante. Ma se vi dicessi che i record su record non sono solamente del calciatore singolo, ma è accaduto anche per una squadra? È impossibile infatti superare il record del Catania, 4 autogol nella stessa partita contro l'Inter nel 1961 e che 26 anni dopo replicherà il record anche contro il Lecce. La partita finirà 2-2, nessuno segnato nella porta giusta. E se vi starete chiedendo chi è il primo giocatore che abbia segnato un autogol in Serie A, è lo juventino Cevenini III che il 6 di ottobre del 1929 devia con il suo piede la traiettoria su un calcio di punizione. Questo non può non essere storico. Escobar, Nicolai, Ferri, dei veri e propri bomber al contrario che sono entrati nell'immaginario collettivo. Sicuramente starete già immaginando i vari autogollisti, se così possiamo dire, dei giorni nostri, ad esempio l'autogol di Condobbia o l'autogol di Materazzi e chi più ne ha più ne metta. Ma sta di fatto che l'autogol fa parte del calcio come può far parte un gol al 90esimo all'incrocio, un calcio di punizione magistrale o una parata nel set.
e poi volete mettere: saper fare un autogol bello non è da tutti, eh.